Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video un po' particolare, vi presento questo articolo a cui tengo molto. È il calendario di semina nell'orto e nel semenzaio. Ci ho lavorato molto, quindi mi pareva corretto e anche giusto dargli un po' di spazio con un video per presentarvelo. Allora, brevemente di cosa parla questo articolo? Questo articolo parla dei periodi di semina al centro-nord e centro-sud Italia. Questo perché c'è una notevole differenza tra seminare a Bolzano e seminare a Ragusa. Buon per loro, Ragusa riescono a seminare tutto, quasi tutto l'anno, invece a Bolzano no. E adesso parte gli scherzi, io che sono al centro-nord Italia, è diverso rispetto a chi abita al sud o al centro-sud. Bisogna prendere un po' i periodi che vi ho indicato su questo calendario con le pinze, ma come per tutti i calendari, e guardare con precisione il meteo, che sia anche il periodo. A titolo di paragone vi dico solo che a maggio dell'anno scorso, qui nel nord delle Marche, è gelato la notte, quindi mi ha bruciato tutti i pomodori che avevo trapiantato. E lo ha fatto per ben 2 volte. Quindi sì, i mesi vanno bene, i periodi pure, però ecco, non è più come una volta, bisogna fare un po' d'attenzione. Come ho strutturato questo articolo? Ho strutturato questo articolo con 2 menu particolari, uno in ordine alfabetico, dove ci sono i principali ortaggi, non ci sono tutti, li aggiungerò mano a mano, ma i principali ci sono e come. Ad esempio, se vado sulla lettera R, troviamo tutti gli ortaggi che iniziano con quella lettera, ad esempio in questo caso il radicchio, la rucola. E poi arriviamo alla lettera S. Poi l'altro menu, invece, che è molto importante, è il calendario di semina mese per mese, in semenzaio in pieno campo e sottotunnel in pieno campo, nei mesi invernali soprattutto. Anche qui, se noi clicchiamo su un ortaggio che ci interessa, ad esempio a gennaio i pomodori in semenzaio, finiamo direttamente nella scheda dei pomodori. E qui vi posso parlare adesso di questa tabella, che è molto importante. Abbiamo la semina e il semenzaio al centro-nord, il trapianto a dimora, cioè nell'orto al centro-nord, semina e semenzaio al centro-sud, trapianto a dimora al centro-sud, temperatura di germinazione, questo è molto importante, molti errori si fanno perché non si guarda o non si conosce la temperatura di germinazione, se è troppo bassa i semi non germineranno mai. Semina in pieno campo al centro-nord, al centro-sud, profondità di semina, tempi di germinazione 7-10 giorni, ecco, questo è anche un dato molto importante. Ci toglie un po' quell'ansia di dover controllare tutti i giorni se il seme ha germogliato. Sappiamo che ci vogliono 7-10 giorni per i pomodori e almeno stiamo tranquilli. Tempi di raccolta, questo è un dato fondamentale a mio avviso, perché se abbiamo un orto non molto grande, abbiamo bisogno di rimpiazzare i pomodori con altre colture quanto prima. Noi sappiamo quindi che raccogliamo i pomodori da 120 giorni dalla semina, qualcosa in meno dal trapianto, circa 90 giorni dal trapianto, e possiamo calcolare la semina o il trapianto e le colture che prenderanno il loro posto. Questo è importantissimo. Il sesto di impianto. Il periodo di raccolta al nord, al centro-nord e al centro-sud. Ho poi segnalato un po' di articoli miei di approfondimento sulle colture che ho trattato in questi anni. Qui, ad esempio, i pomodori, vi segnalo particolarmente i pomodori seccagno, li ho provati l'anno scorso. Non occorre né acqua né potatura, sono eccezionali, rendono poco, ma se ne mettete tante di piante è un pomodoro spettacolare. Poi ho messo il link ad Amazon di dove acquistare i semi di ogni ortaggio di cui ho parlato. Ovviamente li potete acquistare dove volete, bio, non bio, dal consorzio, al supermercato. Io l'ho messo qui per comodità, magari il lettore non sa dove acquistare i semi del radicchio perché i semi non si trovano dappertutto. Ecco, da qui può farsi un'idea, poi li compra dove vuole, insomma. Come vi dicevo, mancano alcuni ortaggi ancora e li aggiungerò mano a mano, ma già così abbiamo 80% di quello che noi già coltiviamo nei nostri orti. Parliamo sempre di orti domestici, orti familiari, non nulla di professionale. Chiedo il vostro aiuto, se avete consigli da darmi scrivetemelo qui nei commenti o poi li aggiungerò nell'articolo. E con questo io vi saluto e vi invito a dare un'occhiata a questo articolo se vi fa piacere, se vi può essere utile. Copre un po' tutto l'anno, ovviamente da gennaio a dicembre. Spero di aver fatto un lavoro a voi utile, insomma. Chiudo con le frasi di rito, ma sono importanti per me. Se volete iscrivervi al canale, ve ne sono grato. Cliccate sulla campanella, condividete il video sui vostri social, mi fate un favore enorme, così facciamo un po' crescere questo canale e il blog. Sta andando bene, sono contento, però ovviamente possiamo fare di meglio, come sempre. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo giovedì prossimo.